Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con EISUD, un ciclo di talk che vede protagonisti le istituzioni, le imprese, i professionisti del territorio pugliese. Cerchiamo di interrogarci sul futuro dell'economia del territorio. Oggi focalizziamo la nostra attenzione sulle start-up. Ce ne sono tantissime. La Puglia è foriera di tante iniziative imprenditoriali, per lo più di giovani, e tantissime sono anche di carattere innovativo. La Puglia è ai primi posti in Italia per numero di start-up e per numero di start-up innovative in modo particolare. C'è un grande investimento privato da questo punto di vista, ma c'è anche un grande investimento pubblico. Cosa si può fare per rendere stabili questi investimenti, per far sì che questi investimenti possano produrre economia sempre più ampia e soprattutto che possano reggere il confronto con i mercati? È di questo che parleremo questa sera, anche raccontando di alcune esperienze. Ce ne sono tante sul territorio, davvero tante meritevoli. Ne abbiamo scelte un paio, ma servono per dare un po' il termometro, per raccontarci quello che sta succedendo. Vi presento gli ospiti di questa serata, di questo talk, partendo dal padrone di casa, dal rappresentante di UAI, Claudio Meucci. Grazie, buonasera. Buonasera a voi. E grazie ancora per questa opportunità. L'assessore Alessandro Deli Noci, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, grazie assessore per essere ancora con noi, è un piacere ritrovarla. Così come è un piacere ritrovare anche il professor Eugenio Di Sciascio, vice sindaco del comune di Bari e grande protagonista, se vogliamo, professore, di questo grande sviluppo delle start-up, perché lei, quando è stato insomma rettore del Politecnico di Bari, ha sicuramente dato un'importante spinta a questo settore. E poi due delle start-up di cui vi parlavo, che sono un grande esempio per la nostra regione e per quello che è il movimento che si sta creando. Intanto Davide Neve di Aulab, saluto, grazie per essere con noi, e Alessandro Loprieno invece di WeShort. Tra Buonasera. Poco ci racconterete, anche se le vostre sono realtà molto conosciute, di cui si parla tantissimo e si parla tantissimo bene, però tra poco ci spiegherete meglio di che cosa si tratta. Tra poco si collegherà con noi anche il senatore Francesco Boccia, che è l'ideatore, il fondatore di Digiton, che è la grande maratona digitale che ha dato vita e luce a tantissime start-up in Puglia. Tra poco ascolteremo anche lui, doveva essere qui con noi, ma impegni istituzionali purtroppo lo hanno impedito. Si collegherà però, anzi no, lo vedo già collegato, anche se è un po' buio, però il senatore c'è. Buonasera, senatore Boccia. Buonasera, sono in macchina in autostrada direzione Barletta e spero di arrivare prima della fine, altrimenti vi parlerò di qui. Purtroppo, come vi ho anticipato, i lavori al Senato si sono trascinati per il caos che è scoppiato in aula, per il ritardo della maggioranza sull'ennesimo provvedimento e sul voto di fiducia messo all'improvviso pomeriggio di oggi. Sono uscito dal Senato in ritardo. Abbiamo seguito e poi sicuramente questi giorni si parlerà tanto di quello che è successo oggi in aula, però diciamo oggi ci interessa il suo contributo, soprattutto per quello che ha fatto e che continua a fare attraverso Digiton per le imprese giovanili, per le start-up, per tutto il settore digitale. Un'esperienza importante e vogliamo che ci racconti innanzitutto cosa ha spinto la nascita di Digiton e poi soprattutto quali sono i veri obiettivi di questa maratona. Ma ne parliamo tra poco, senatore. Intanto torno qui in studio perché vorrei parlare con l'assessore Deli Noci, che ha dato una grandissima spinta e sta dando una grandissima spinta al settore digitale. Ha portato un po' il mondo digitale nella pubblica amministrazione regionale, dove è un po' sconosciuto questo mondo, ma soprattutto sta lavorando tantissimo per far sì che questo strato di start-up, questo grande tessuto economico che sta nascendo, possa diventare sempre più stabile. Guardi, grazie innanzitutto per l'occasione, per l'invito, per lo stimolo che UAI oggi ci sta dando, ma è anche un'occasione un po' per raccontare ciò che sta avvenendo e che
molto spesso rischia di diventare un racconto tra una piccola comunità che lo interpreta, anche perché si utilizzano tecnicismi o inglesismi che non parlano a tutti. Quindi invece spiegare ciò che avviene è anche un racconto diverso di un territorio. E un dato utile, anche se non sono innamorato del raccontare quante start-up ci sono adesso, però è un dato utile che segna una tendenza, una crescita, e che si inserisce in un ecosistema dell'innovazione, quindi non avviene casualmente, avviene perché c'è un tessuto di competenze, formazione, di istituti di ricerca, di formazione, in cui ognuno fa il suo. La regione fa il suo, da questo punto di vista, attraverso incentivi, sicuramente il bando Tecnonidi è stato uno strumento importante, ma anche creando le condizioni di un racconto di un Made in Puglia leggermente differente. Nel 2015 le start-up in Puglia si contavano sulle dita di una mano. Poi c'è stata una crescita importante, nel 2020 erano circa 200-250, oggi sono oltre 650. Significa che stiamo crescendo come prima regione del Mezzogiorno, ma stiamo crescendo come trend nazionale e internazionale, e su questo stiamo costruendo una strategia, e le anticipo che il bando Tecnonidi, che finanzia attraverso incentivi a fondo perduto all'80% per la realizzazione di start-up, con finanziamenti fino a 300.000 euro, e che si affianca un altro bando che è Estrazione Talenti, che fa la fase di accompagnamento allo sviluppo di idea imprenditoriale, riaprirà la prossima settimana. Riaprirà la prossima settimana con per riprendere la marcia attraverso l'incentivo della nuova programmazione, ma con la voglia anche di provare a modificarlo, perché no, tra qualche mese, perché i bandi non sono scritti su pietra, ma possono essere modificati. Come intendiamo modificarlo? In un raccordo innanzitutto con l'ecosistema delle startup, che in questi mesi abbiamo provato a creare, abbiamo provato a partecipare in tutte fiere nazionali e internazionali. E avete portati anche fuori, all'estero? Sì, sì, siamo portati all'estero, siamo portati a San Francisco, Barcellona, Dublino, alla fiera di Rimini, sulle startup. Saremo tra due settimane in Finlandia, la fiera Slash. Helsinki è una delle città su cui di più si sta investendo in innovazione, ma soprattutto stiamo provando a creare opportunità di cooperazione. Proprio oggi pomeriggio ho fatto su questo tema specifico un incontro con l'ambasciatore estone in Italia, e l'Estonia è uno dei paesi con maggior numero anche di unicorni in Europa, e quindi ci stanno creando delle opportunità di collaborazione e contaminazione. Chiudo questa, diciamo, prima carrellata di presentazione. Adesso dobbiamo provare a farle crescere, e provare a farle crescere non solo per le opportunità che diamo con gli incentivi, ma per un supporto reale di mercato, e si fa in due modi. Il primo è a chi ha necessità di fare investimenti infrastrutturali, consentirgli di accedere ai nostri incentivi, che fino ad ora non potevano accedere, perché molto spesso gran parte di queste start-up non avevano quella triennalità di bilanci che era una barriera all'ingresso rispetto ai tanti nostri incentivi. L'altro, che poi è un controsenso, no? Perché voglio dire, la startup però era la garanzia, però ad oggi la garanzia viene data dal rate di Tecnonidi o di altri strumenti che valutano le startup. L'altro sarà quello del bando che abbiamo pubblicato e cui hanno partecipato lo scorso 6 ottobre, hanno partecipato 6 fondi di investimento, perché vogliamo attirare fondi investimento internazionali a credere e scommettere sulle nostre startup. Il fondo Equity? Sì, il fondo Equity Puglia. È un fondo in cui abbiamo messo 60 milioni di euro, abbiamo detto al mercato raddoppiate il capitale, costruite dei bandi di accompagnamento, capitalizzazione e crescere di queste startup, che è quello che chiedono, perché poi il rischio è che nascano qui e poi crescano altrove. Quindi noi vogliamo creare le condizioni che questo non sia solo un nido, ma sia un'opportunità in cui questo ecosistema possa volare. Resta il fatto che la Puglia si conferma, come abbiamo anche titolato no, questo talk di oggi, no, il talento è di casa, si conferma terra di grandi talenti. Siamo l'unica regione italiana che ha fatto un fondo di investimento, che prova a interrogare il mercato e che vuole nella nuova programmazione costruire sempre più strumenti di ingegneria finanziaria, attirare il capitale privato, raddoppiare i fondi che l'Europa ci dà, per creare le condizioni perché sia anche il mercato a guidare, a supportare le imprese, ad accompagnare nel processo di crescita, per cui noi siamo, come ho detto poco fa in un'intervista, delle persone che provano a mettere degli ingredienti, e sta a loro, alle start-up, essere degli ottimi chef. Poi nasceranno gli chef stellati.
Eh certo, certo, sicuramente, bisogna iniziare da qualche parte. Professor Di Sciascio, dicevo prima in presentazione, Politecnico è stato sicuramente un importante acceleratore per la nascita delle start-up, lì ha fatto un grandissimo lavoro, è stato rettore, ma anche da pubblico amministratore, al Comune di Bari, avete dato una mano a tantissime aziende a muovere i primi passi. Lei come vede, ecco, in questo momento il fenomeno? I numeri sono importanti. Cosa bisogna fare per far sì che queste iniziative imprenditoriali diventino delle aziende solide, in grado di sviluppare lavoro, in grado di creare anche un indotto? Intanto alcune di queste aziende, hai citato anche un Abruzzo per esempio, sono già oltre, cioè stanno già facendo questo tipo di attività, e quindi sono un po' più avanti del... Aspettiamo gli unicorni a Bari, però se invece di avere un unicorno abbiamo 10 grandi aziende che funzionano, cioè a noi ci va bene uguale, non è un... perché poi c'è la... come dire, l'attesa dell'unicorno, che è una cosa importante, però non è neanche l'unico nostro desiderio. Quello che siamo riusciti a fare è stato, diciamo, vogliamo dirla brutalmente, abbiamo sfruttato sia il grande lavoro fatto anche dalla Regione in termini di proposizioni di incentivi, ma abbiamo sfruttato il capitale umano, diciamo, la persona. Cioè abbiamo... Che, come ha detto il presidente di Confindustria qualche giorno fa proprio a Bari, è il nostro petrolio. Sì, è oggettivamente quello. Non avendo il petrolio, quello che, diciamo, si estrae, forse anche meglio, però abbiamo molti talenti. Abbiamo molti talenti e, ecco, questo da osservatore, diciamo, un po' più anziano. L'aspetto positivo che io ho visto, il cambiamento, diciamocela tutta, positivo che ho visto in questi anni è stato che, per dirla con diciamo, i padri o i genitori delle start-up, cioè Israele, che è diventata sempre stata considerata la start-up nation, ho visto molta più utzpah, molta più voglia di osare, che prima non c'era oggettivamente nei nostri giovani. C'è stato, secondo me, un cambiamento da questo punto di vista. Sì, si parla di un cambiamento culturale. Culturale, cioè proprio di predisposizione delle persone. Qualche anno fa, anche i miei studenti, diciamo, avevano come idea che dovevano andare a lavorare da qualche parte, peraltro normalmente, diciamo, verso nord. Adesso, diciamo, molti partono dall'idea che ci si possa mettere in gioco, si possa costruire qualcosa. Possa costruire qualcosa, sperabilmente qui, poi io, diciamo, parto dal presupposto che sono tutti i cittadini del mondo. Però è un cambiamento culturale. Il fatto che lo si possa fare a Bari o lo si possa fare in Puglia è un altro elemento fondamentale, perché, diciamocela tutta, 20 anni fa non vedevi l'ora di andartene da Bari. Cioè, è un fatto. Possiamo dire che non sia così. Oggi la gente viene, vengono anche le persone, cioè a me colpisce quando incontro ragazzi e ragazze che non sono di Bari, che vengono a fare la start-up a Bari. È un passaggio da questo punto di vista per me epocale, perché io sono di una generazione che ci ha sempre sperato, attenzione, cioè ci ha sempre creduto, però per anni ha visto esattamente il processo contrario. Cioè che se volevi fare qualche cosa te ne dovevi andare. Quando il mare era a destra, adesso invece come dice la Regione, il mare è a sinistra. Ma no? Non è neanche quello il problema. Il problema non è, diciamo, il mare lo possiamo mettere dappertutto. Il problema è che ci sia una dinamica. E poi, ho detto un attimo fa, forse perché in tante cose la derivata è tutto. Cioè il trend è fondamentale, no? Visto che ci avete anche una bella freccia qua, no? È la derivata. Cioè in questo momento tu hai una situazione che va in una direzione anche al di là di quello che ti aspettavi, che è una cosa molto bella. Cioè, quindi il vento sì. E adesso sta a noi, sta a tutti quanti, diciamo, nessuno escluso.
fare in modo che non sia, che non diventi una bolla, perché poi quello, il rischio è quello. E la monaccia, no? Diciamo, perché poi diciamo adesso è difficile, poi, però in questo momento le condizioni ci sono, dobbiamo lavorare tutti perché si possa continuare a costruire. Nel nostro piccolo, no, diciamo, noi, anche quando abbiamo fatto la Casa delle Tecnologie, adesso finalmente la stiamo costruendo un luogo di incubazione dentro l'ASI, cioè l'Agenzia diciamo, per lo Sviluppo Industriale. Perché abbiamo voluto fare questa cosa? Perché l'altro elemento, secondo me, importante a qualsiasi livello è metterli in contatto, le piccole con le grandi. Che è sempre stata un'altra mia fissazione, perché poi tu l'idea più bella la puoi avere nel deserto, non se ne accorge nessuno. E quindi è importante avere anche questo tipo di relazione. Ma io penso che se in questi anni, noi tra l'altro ne abbiamo parlato proprio in un... c'era lei qui in studio quando abbiamo parlato dei giganti, no? Che stanno venendo in Puglia, io penso che se stanno venendo qui da noi è perché... c'è tutta questa vitalità, cioè non è soltanto perché ci sono appunto i talenti, ma anche perché ci sono delle start-up, perché c'è un gigante che ce lo può confermare. Insomma, penso che non sia solo una questione di finanziamenti o di singoli talenti, ma anche tutte queste start-up, questa vitalità imprenditoriale sta incuriosendo i giganti che poi decidono di venire a investire in Puglia, no, Meucci? Assolutamente sì, ecco, la storia di UI è un po' un esempio di questo, è che nasce il nostro hub che doveva essere ad oggi 200 persone, abbiamo superato i 600, 650, ma continuiamo a crescere. E l'intuizione che poi si è rivelata quella giusta è stata quella di capire che in Puglia ci potevano essere dei talenti. E questo è vero, quindi confermano, quindi noi continuiamo a crescere, ma grazie ai talenti e nel senso che sono i talenti che vincono una nostra competizione interna, perché il nostro hub nasce da una competizione interna. A un certo punto, con la possibilità di lavorare da remoto, hanno cominciato a pensare bene, quindi una parte dei lavori li facciamo dall'India, no? Perché l'India è diciamo, la Cina dei servizi, la Cina è la Cina dei prodotti, produce a basso prezzo, l'India produce i servizi a basso prezzo, quindi delocalizziamo una parte di questi servizi. E noi abbiamo creduto invece di creare un hub laddove ci poteva essere un bacino di talenti e oggi il lavoro si sta spostando, quello di più alto livello, proprio dal nostro hub di innovazione e di trasformazione digitale che è proprio a Bari, e raccoglie poi persone da tutta la Puglia, da tutte le università della Puglia, ed è diventato un asset competitivo per noi. Ma io so che anche da altre vostre sedi vogliono venire a lavorare in Puglia, ma perché qui si sta bene, diciamo la verità. Si mangia benissimo. Quasi sta bene. Come? Assassina, focaccia a barese, vogliamo fare un elenco che continua. Dei pasticciotti leccesi. Allora, senatore Boccia, sicuramente uno, voglio dire, grande merito va anche a Digiton. Digiton ha sicuramente dato una forte spinta, d'altronde credo che Aulab sia partita proprio da, no? Dico bene? Partita proprio... Abbiamo anche la misura di Tecnonidi, abbiamo avuto rapporti con Ernest & Young quando si sono trasferiti a Bari, quindi vabbè, c'è un mix. Ma voi un Digiton l'avete sì, vinto, il primo Digiton avete vinto, e abbiamo visto insomma, che cosa è diventata poi Aulab, quindi Digiton ha questo grande merito, aver acceso un faro enorme sul mondo delle start-up. Intanto ci racconta com'è nata questa idea? Ah, sì, spero si senta bene perché siamo in autostrada, quindi ci sarà probabilmente un ritorno. Ma Digiton nasce come alcuni dei presenti che sono lì, e approfitto per salutarli tutti. Nasce perché un anno prima della prima maratona proviamo in un confronto che era già aperto da tempo con le nostre università. In quel periodo c'era ovviamente in prima linea Politecnico, con Eugenio Di Sciascio ci siamo parlati spesso su come rendere diciamo,
quei ragazzi punto di riferimento delle politiche di sviluppo. Facemmo a margine del semestre italiano di presidenza, che venne nel 2014, un primo incontro al Castello di Trani sull'impatto del digitale sull'economia e sulla società, con un focus molto centrato sul fisco. Era il tempo, diciamo, del dibattito nel Parlamento italiano e anche in sede OCSE sulla web tax. Probabilmente alcuni ricorderanno che io fui il primo firmatario della prima norma sull'imposizione fiscale ai giganti del web, che tentava di fatto di mettere in discussione l'idea di stabile organizzazione. Fino all'avvento di internet in Europa, per stabile organizzazione si intendeva un'azienda con stabilimenti, con magazzini, con un certo numero di dipendenti. Diciamo, erano i parametri di valutazione dell'economia pre-digitale. Ovviamente internet prima e digitale poi rivoluzionano l'idea di funzionamento non solo dell'economia, ma anche della regolazione della stessa attraverso le leve fiscali. E quindi portammo, diciamo, in Puglia, in particolar modo nella Barca, invece Barletta Andretrani, in questo dibattito, parteciparono all'epoca i vertici nelle grandi aziende di Stato, e ci fu anche un coinvolgimento di molte delle aziende che in quel momento potevano attivare un dibattito anche attraverso i principali editori italiani. Mi ricordo, insomma, della partecipazione importante di Fedele Confalonieri, dello stesso Carlo De Benedetti quando guidava il gruppo Repubblica Espresso. Diciamo che è partita col piede giusto. Diciamo, coinvolgemmo i principali attori dei settori che sentivano sulla pelle, e lei lo sa bene perché vive, diciamo, ha lavorato per un gruppo diciamo con un peso interregionale molto importante nel Mezzogiorno, e di fatto dopo la musica, che era il primo settore che aveva vissuto la rivoluzione digitale, poi c'erano i giornali, l'editoria e tutto quello che ne consegue. E quel dibattito, che durò 2 o 3 giorni, se non ricordo male, non ci diede solo gli spunti importanti su quanto la Puglia avesse un terreno fertile anche per elaborare politiche di sviluppo, ma ci ritrovavamo anche con un sacco di ragazzi che venivano dalle nostre università, che a margine, diciamo, del dibattito che era focalizzato soprattutto sul funzionamento della nostra economia, ci dicevano: ma possiamo avere la possibilità di proporre le nostre idee ad una platea qualificata? E quella era una platea qualificata che però stava discutendo di bilancio dello Stato. E nacque così, con Beppe Mastrodonato, che è lì tra voi questa sera, con un'altra serie di amici, che non tutti vivono tutti i pugliesi rigorosamente, ma non tutti vivono qui, più in Puglia, l'idea di metterci noi a disposizione del nostro territorio e di creare le condizioni affinché una platea di investitori nazionali ed internazionali qualificata ascoltasse un certo numero di nostri start-upper. E a quel punto, insomma, fu decisivo non solo il coinvolgimento. Tutto questo è avvenuto senza fini di lucro, con un'associazione di volontari, con persone che lo fanno perché credono nello sviluppo del territorio in cui vivono. Ed è un po' quello che diceva Eugenio Di Sciascio prima, ed è dentro anche la dinamica che poi la Regione Puglia ha seguito e di cui parlava Alessandro Elinoci. Cioè, quando un territorio diciamo si presta ad accompagnare l'evoluzione sociale ed economica di una società che inevitabilmente attraverso il digitale mette in discussione i punti fermi da cui venivamo tutti,
dalla catena del valore su cui ci siamo abbeverati, quelli della generazione mia o di Sciascio, Eugenio me lo permetterà, non parlo degli altri perché sono tutti più giovani di noi, però ad un certo punto era evidente che non esisteva più Michael Porter, ma esistevano modelli che potevano essere indagati, analizzati e riproposti da università che non si limitavano a vivere, diciamo, il percorso dei ragazzi solo negli insegnamenti, ma che investivano con le aziende su una serie di sperimentazioni e di ricerca. A quel punto poi è evidente che se ti accompagna l'istituzione locale, se ci sono bandi, se ci sono luoghi fertili, i ragazzi non solo restano ma iniziano a fare gli imprenditori. Immagino che lei approvi il percorso che sta facendo la regione, questa idea del fondo regionale per capitalizzare, insomma, per spingere la capitalizzazione di queste start-up. Assolutamente sì, l'assessore Dell'Inocci lo sa, anche il presidente Emiliano, diciamo, insomma, il mio sogno sarebbe avere, riuscire a far sì che nascesse anche nella nostra terra, che secondo me sta diventando un po' la culla con tutto il mezzogiorno dello sviluppo digitale. Da questo punto di vista Ernest Young vorrei citare un ruolo importante. Mi piacerebbe, io l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ho visitato la Sydney Startup Hub e North South Wales, che consiglio a tutti, una struttura pubblica, consiglio a tutti coloro che hanno questa passione di studiare a fondo la dinamica di questa struttura, che è insomma una comunità di startup che ormai fa scuola, nel senso che nasce come iniziativa pubblica e intercetta capitali privati senza precedenti, e io penso che quello sia un modello da seguire, e sono sicuro che la regione, ovviamente, oltre a costruire procedure e bandi che stanno consentendo a molte start-up di cimentarsi con le proprie idee, di essere accompagnate, di crescere, può anche accompagnare iniziative, diciamo, quasi da distretto dell'innovazione digitale nel mezzogiorno, provando anche a utilizzare, diciamo, le proprie strutture, investendoci dentro. Però io da questo punto di vista, insomma, penso che i quasi 2000 start-up che sono passati da Digiton in questi 9 anni, li avete... Diciamo, noi siamo molto legati ad Aula perché, come il primo figlio, no? I miei vincitori sono, quindi li seguiamo un po' tutti, perché poi insomma 100 startup l'anno che presentano i loro progetti, alcuni cominciano a diventare tante. Sono tante, ovviamente i vincitori ti restano tutti nel cuore, certo. Non sono chi vince il primo premio, però ogni anno ne premiamo una decina. È diventata una comunità, alla quale siamo molto legati. Che cresce. Crescerà sempre più. L'assessore Dell'Inocci voleva intervenire su quello che diceva. Sì, volevo lanciare una proposta all'onorevole Boccia, di cui condivido proprio la visione. Su questi temi ci appassioniamo e innamoriamo costantemente, ma chi si occupa di innovazione si deve sempre innamorare di ciò che è nuovo e prova a studiarlo. Oggi, secondo me, il nostro paese ha necessità di generare una traiettoria, e su questo non vedo molte traiettorie, solo quella della ZES per il Mezzogiorno è un po' generalista e parla più al nostro tessuto imprenditoriale più che al mondo, no? E quindi dell'Italia, e non parla, secondo me, all'Italia nel mondo. E per far questo credo che alla parola ZES dovremmo aggiungere una S, e quindi costruire una proposta perché nasca una zona economica speciale per start-up nel Mezzogiorno.
così come ha fatto il Portogallo, attirando persone da tutte le parti del mondo, defiscalizzando chi ritorna, chi investe. E quindi sarebbe bellissimo che noi riuscissimo a essere un territorio in cui startup da tutto il mondo venissero qui, perché c'è un ecosistema, perché c'è un sistema economico incentivante, e poi si generano quelle relazioni così come stanno avvenendo, c'è un ecosistema nell'ecosistema che trova le condizioni per attirare anche fondi di investimento privati e per fare in modo che aprano sempre più incubatori, così come sta avvenendo, così come abbiamo inaugurato qualche giorno fa quello delegato all'aerospazio. Quindi quando parlavo prima di verticalizzazione e settorializzazione del settore startup, può creare anche condizioni uniche. Il tema del fatto che in Puglia esiste uno spazioporto, che si sta investendo sullo spazioporto, sia legato all'utilizzo di dati che vengono dallo spazio, e questo è l'incubatore che si è realizzato tra le università e il distretto tecnologico aerospaziale, unito all'aeroporto di Grottaglie, che è l'unico aeroporto test bed per la partenza, atterraggio di velivoli spaziali o di velivoli unmanned. Significa che si possono creare le condizioni uniche, come al fatto, per esempio cito il tema della green economy, rispetto al fatto che gran parte degli incentivi europei legati alla decarbonizzazione, quindi alla sperimentazione anche di tecnologie legate alle nuove energie, penso al tema dell'idrogeno, verranno realizzati in provincia di Taranto, in generale tra l'area tra Brindisi e Taranto, ma diffusa con il ruolo centrale del Politecnico, dell'Università di Bari, dell'Università del Salento. Allora, noi queste condizioni oggi le dobbiamo capitalizzare, e servono delle proposte chiare al Paese e che guardino al mondo. E parlare al mondo si fa attraverso anche sistemi di attrattività internazionale. Quindi la proposta che faccio a Francesco è di sottoscriverla insieme, di guardare a questa opportunità di una Puglia diversa, che è una Puglia che va anche da pioniera nel Mezzogiorno, ma crediamo che il Mezzogiorno può essere l'hub dell'innovazione. Allora, lei sa che io faccio il giornalista e stasera ci ha dato due notizie, quindi. La prima è che riapre Tecnonidi, no? La settimana prossima, ha detto. La seconda è questa proposta delle ZES. Un flash, senatore, è proprio un flash, perché poi vorrei, siccome tra poco dobbiamo salutare, mi dicono che il senatore in questo momento evidentemente è in una zona di passaggio, però glielo chiederemo poi, perché tra poco dobbiamo salutare, è in una ZES, è una ZES. E glielo richiederemo e poi glielo faremo sapere, insomma, perché mi collegherò adesso e vado via. Ah, lei si collega? Ah, ok, perfetto, quindi faremo questo mega collegamento esterno. Però, assessore, prima che lei vada via, non ho il tempo per farvi raccontare all'assessore quello che fate, ma immagino che l'assessore vi conosca bene. Però voglio dare l'opportunità a questi due imprenditori e manager di chiedere qualcosa all'assessore. Approfittiamo, no, dell'occasione per strappare qualche promessa. Allora, il punto di vista delle start-up. Dal punto di vista delle start-up, che cosa serve? Che cosa la regione dovrebbe fare? Allora, secondo me, diciamo, quello che sto facendo nel mio piccolo, come al di fuori di WeShort, perché comunque a me piace molto aiutare anche gli altri founder a trovare un po' la strada giusta, no? Cioè, infatti il sabato mi dedico delle ore per fare mentoring ad altre startup, perché magari sono appena nate, quindi WeShort ha 2 anni e mezzo sul mercato, siamo a metà del nostro ciclo di startup. Quindi secondo me sarebbe interessante avere un programma di mentoring, quindi selezionare degli imprenditori / manager che vogliano, diciamo, con il proprio give back, dare il proprio know-how, comunque fare affiancamento, perché è molto importante quella figura là. Per me è stato molto importante avere il mentore nel mio percorso di startup, e credo che sia importante per tutti nella vita in quindi generale. Quindi dice, va istituzionalizzata questa figura? Sì, no, ha ragione, senso... ci stiamo lavorando, perché come esiste l'estrazione di talenti che aiuta l'idea a diventare concreta, poi serve una fase di affiancamento alla crescita, e questo in una parte la fanno i capitali privati, in un'altra serve proprio un'attività di consulenziale, che lui sta facendo egregiamente, quindi onore a te per quello che stai facendo. Sento proprio il bisogno, ma di che farlo. Va strutturata e supportata. C'era anche una parte di fine, però era minimale. Però forse soprattutto strutturare le persone che facciano, poi siano in grado di farlo, perché se lo lasci alla libera. Sì, c'è proprio bisogno di quel rapporto di gomito a gomito con il
giovane startup, però comunque anche non giovane, perché poi magari uno può aprire una startup a 40 anni, ma deve disimparare tutto quello che sa dell'imprenditorialità in generale, deve tornare tra i banchi di scuola, deve fare i compiti, deve validare, deve fare il canvas, tutta quella roba lì, di solito quando uno già sa, la vuole bypassare perché pensa, ah ma io tanto già lo so, non è vero, devi tornare indietro, devi tornare sui banchi di scuola, devi validare, devi fare i questionari, devi uscire fuori dal building e devi andare a fare il lavoro sporco. Da questo punto di vista, diciamo, siccome noi abbiamo una storia un po' più lunga, quindi diciamo, abbiamo anche una bella esperienza di una neo-startup, diciamo, ormai noi siamo un po' fuori dal concetto delle startup, noi siamo nati nel 2014, abbiamo un po' intrecciato poi tutte quelle che sono state le misure anche regionali, ma mi ricordo siamo partiti dal microcredito, microprestito, e una delle misure in realtà che invece ci ha dato più ossigeno è stata proprio quella di Tecnonidi, ci ha permesso di crescere. Noi abbiamo raccolto nel nostro excursus circa tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni tra, diciamo, debito e quindi capitale proprio da fondi di investimento, e diciamo in questa evoluzione è servito tantissimo. Alla fine adesso siamo arrivati a un'acquisizione che ci ha permesso di essere in uno dei principali gruppi, anzi il primo gruppo EdTech in Italia, che opera con le lauree telematiche, Pegasus, Mercatorum e San Raffaele, e oggi ha anche il Sole 24 Ore all'interno. E alla Regione cosa chiediamo? Adesso, approfittiamo dall'assessore che siamo è in vena di notizie. Siamo in una fase in cui c'è possibilità di investire maggiormente. Oggi adesso abbiamo la possibilità proprio di riversare capitali per favorire questa crescita di quella che noi chiamiamo Silicon Valley o Barifornia. Diciamo, visto che stava un po' spendendo, raccontando un po' quelle cose. Anche l'assessore leccese, quindi perché se lo dice così, poi alla fine l'Italia tutti i fondi. Parliamo di tutta la regione. Quindi, a proposito di regione, siamo in attesa un po' di quelli che saranno i bandi PIA, di prossima uscita, ma soprattutto dei contratti di programma. Dico quando esco, sennò si brucia la seconda notizia. Ah, ok. però è importantissimo, perché so che siamo agli sgoccioli, però per dire, noi in questo momento all'interno del gruppo siamo diventati grande impresa, quindi siamo fuori un po' dalle misure legate alle piccole e medie imprese, e chiaramente il contratto di programma può essere una misura, perché oggi c'è l'obiettivo proprio all'interno del gruppo di investire, così come hanno fatto tantissime altre realtà sulla regione. Allora, non c'è due senza tre, assessore, ci dia la terza notizia. Che la seconda qua. Nidi e Tecnonidi. Quando? Non te lo dico. Quando? Almeno l'anno. Entro l'anno? Prima possibile. Abbiamo la terza notizia. Allora, mi dicono che il senatore Boccia c'è, non so se ha avuto modo di sentire la proposta dell'assessore Delle Noci, che stiamo per salutare perché è un impegno istituzionale, avevamo promesso insomma di liberarlo. Quindi la creazione delle ZES, quindi zone economiche speciali per le start-up, che ne pensa? L'ho sentita parzialmente, perché quando ne stava parlando c'era linea, che era una zona con gallerie. Condivido con l'assessore Linoci il tema, diciamo, dell'occasione persa con la ZES unica, ma questo è un tema sul quale rientreremo poi, perché per la verità considerare il Mezzogiorno come se fosse un tutt'uno, e non avendo evidentemente le risorse poi garantire la specialità sul piano fiscale in alcuni contesti, e di fatto poi ribaltando ad una sorta di mediazione one to one, tutto praticamente ha reso inutile la ZES unica. Cioè, o si faceva un accordo con Bruxelles, in tutto il Mezzogiorno c'era un trattamento fiscale diverso, oppure così non ha senso. E quindi quella dell'assessore Delle Noci è una proposta intelligente, cioè si prova su quella scia aspettando Godot, e cioè la certezza che poi le leve fiscali connesse alla ZES unica possano essere attuate, e ci appoggia l'intervento della Regione Puglia, tra l'altro specifico sul tema. Quindi cosa mi convince? Ovviamente queste cose poi funzionano quando le sperimenti, spesso scopri
che la cosa che avevi pensato, magari quando la attui, riesci ad attuarla a condizioni, diciamo, diverse, certo, da quelle che avevi ipotizzato. Insomma, la stessa storia di Digito che vi ho raccontato, nonostante le condizioni non semplici in cui sono, nasce da un dibattito sull'impatto del fisco sulla società e sull'economia. E in realtà poi la cosa per noi più importante è stata quella di creare un luogo fisico che consenta a, appunto, un certo numero di personalità che ora arrivano da tutta Italia di farsi ascoltare dagli investitori. Ovviamente il nostro obiettivo è tenerli lì, l'obiettivo è quello che imprese come EY possano continuare ad investire in Puglia, a Bari, possano continuare a fare accordi con i nostri centri di eccellenza, il tecnico. Prima avete parlato di alcune realtà in Europa. Sta succedendo sempre più spesso che in luoghi, solo 15 anni fa o 20 anni fa, erano luoghi o di vacanza o per pensionati, e nascano, grazie al digitale, le condizioni per coniugare la qualità della vita con la capacità di fare ricerca e di sviluppare idee con capitali che consentono poi a quei posti di essere, non so, penso a Malaga, no? Per dirne una. E da questo punto di vista Bari ha già fatto il salto dal punto di vista delle infrastrutture. Ora si tratta di rendere l'intera Puglia, quella che sta a cuore a noi, lo dico a Procacci, cioè quella della terra d'Ofanto, alla capitale, cioè Bari, fino al Salento, rendere la Puglia ovunque il luogo della contaminazione tra innovazione, ricerca e qualità. Ma ci stiamo riuscendo. Penso che da questo punto di vista, insomma, il potenziale è altissimo. Io l'ho definita culla perché vedo già il bambino dentro la culla. Ora devo capire se riusciamo a farlo crescere bene questo bimbo. Certo. Però sono convinto di sì, ci sono tutte le condizioni. Senatore, io non so se lei riuscirà a seguirci, ho visto che si è rimesso in movimento, e non so se riuscirà ancora a seguirci. Intanto però devo salutare l'assessore De Linoci, che aveva un impegno istituzionale. Vi facciamo salutare a vicenda. Sì, no, adesso ci mettiamo a lavorare sulla proposta. Vi mettete a lavorare. Di continuare. Non la sentiamo bene. Deve continuare a fare il lavoro che sta facendo, perché Alessandro ha fatto un grande lavoro in questi anni e penso che debba essere completato, e il tempo di questa legislatura gli consentirà di completarlo molto bene. Benissimo. Infatti non mi candido sindaco. ha scelto di non candidarsi proprio per questo. Grazie. Assessore De Linoci, grazie per essere stato con noi. Tra l'altro un maratoneta che negli ultimi giorni tra New York e Tokyo si è mosso con disinvoltura. Grazie assessore. Allora, poi se riusciremo ci collegheremo in chiusura nuovamente con il senatore Boccia. Però intanto volevo dare la possibilità ai nostri due imprenditori, a Neve Loprieno, di raccontare come è iniziato il loro percorso e soprattutto a che punto siete arrivati e cosa fanno le vostre rispettive società. Come ho detto in apertura, ma lo hanno ricordato anche degli Noce e Boccia, sono chiaramente già molto conosciute, però insomma questa è una buona occasione per parlarne. Cominciamo da Neve. Mi collego un po' a tutti i punti che sono stati toccati, a partire da quello che diceva vice sindaco di Sciascio, legato a quello che 20 anni fa mi sono ritrovato a vivere io, cioè all'idea che mi ero un po' disilluso, no, da quella che poteva essere l'offerta magari della mia città e della mia regione, e il tema era sempre quello, no? Se volevi crescere dovevi andare fuori. Quindi ancora prima di terminare il mio percorso universitario e la triennale ero già a Roma con l'obiettivo poi di trasferirmi lì.
In realtà poi vabbè, ho terminato comunque il percorso all'università, alla triennale, poi mi sono trasferito a Milano dopo un breve excursus negli Stati Uniti, no? Come qualsiasi studente magari provava a fare. Per farla breve, terminato tutto il percorso di studi, 10 anni che ho avuto lì, la prima esperienza lavorativa e tutto quanto, ho iniziato lì a lavorare nel mondo delle start-up, diciamo, a creare proprio, a fare la gavetta, ecco, quindi a passare da un incubatore all'altro, che prima non si sapeva manco cosa fosse, da officine formative di Intesa San Paolo a Telecom Working Capital, quindi maturando tutta una serie di esperienze, fino a quando poi diciamo non ero rientrato con l'obiettivo di trasferirmi negli Stati Uniti per raccogliere fondi, visto che comunque il mercato in Italia era ancora abbastanza piccolo, faceva fatica da questo punto di vista a crescere, e ritrovandomi in una situazione opposta a quella che avevo lasciato, cioè era il 2014, anno poi di fondazione di Aulab, e sostanzialmente avevo visto un clima completamente diverso, fertile dal punto di vista un po' di anche degli investimenti che la regione stava facendo. Lì ricordo che c'era Bollenti Spirit, Principi Attivi, c'erano le prime misure che erano un po' a pioggia, ma che comunque in un certo qual modo sostenevano e funzionavano, Valore Assoluto, del quale poi noi ci siamo ritrovati a essere diciamo vincitori, e che è stato un po' il volano che diciamo ci ha fatto crescere a livello di startup. E quindi che ho fatto? Ho iniziato a riflettere, ho detto cavolo, c'era anche il fermento per il Bari in Serie B, e quindi ho detto è una città, gli astri erano allineati, è una città completamente diversa, magari provo a lanciare il progetto, magari lo presento in qualche misura, se va bene ci penso. E in realtà poi è andata bene e il resto è storia, cioè nel senso noi ci siamo ritrovati poi a inanellare poi tutta una serie di misure che la regione nel frattempo ha messo a disposizione, magari siamo stati anche fortunati, però ci siamo ritrovati, no, un po' come tanti semi sul nostro percorso, e quindi raccontavo da microcredito a microprestito che sono stati i primi 30.000 euro presi con un iter burocratico difficilissimo tra fideiussioni e altre storie. E poi alla fine invece misure un attimino più snelle, tipo quella di Tecnonidi, che per me è centratissima, funziona tantissimo, ha funzionato tantissimo con noi, e che oggi attrae da fuori contesto, quindi anche dal resto d'Italia, tantissime altre start-up, perché questa misura adesso è aperta anche a magari a chi ha intenzione di avere una sede operativa, non necessariamente legale, la prima cosa, diciamo, al certo. Sud. Poi c'è stato il Digiton, quindi anche lì abbiamo intrecciato un ulteriore diciamo strumento di crescita, di racconto, perché poi il Digiton ci ha permesso di raccontarci al meglio, di crescere, un premio comunque anche lì in denaro che non guastava, e quindi poi tutto quello che ne è conseguito, fino ad arrivare poi all'acquisizione che noi abbiamo avuto dal gruppo Multiversity, che oggi rappresenta il primo gruppo edtech in Italia, il secondo in Europa e il decimo al mondo. Parlavamo di unicorni, e più che un unicorno in questo momento, parliamo di un business aggregato di centinaia di milioni di euro, rappresentato dalle università telematiche, come dicevo, Pegas, Unimercatorum e San Raffaele, da Certipass, da Aulab, e oggi anche dal Sole 24 Ore Formazione, che è entrato a far parte. Il vostro cuore però resta qui. Il nostro cuore resta assolutamente qui, ma per di più c'è l'intenzione da parte del gruppo di investire nella regione. Raccontavamo, no, il discorso dei contratti di programma, il nostro headquarter sta crescendo sempre di più, c'è l'obiettivo, oggi siamo diventati qui sede d'esame, abbiamo diciamo anche ampliato lo spettro della nostra formazione, poi magari entro anche nel merito da questo punto di vista, però adesso c'è la volontà di investire, creare un mega campus, quindi un mega hub di formazione. Perché? Perché noi siamo partiti proprio da questo, noi siamo partiti affiancando quella che era la formazione classica scolastica con una formazione un attimino più pratica di impresa, sfruttando lo strumento che il digitale ci metteva a disposizione. Da lì abbiamo iniziato a ritrovarci la richiesta da parte delle aziende di un certo tipo di figure professionali, che in un certo qual modo vertevano sempre su uno stesso ambito, lo sviluppo software. Da lì abbiamo messo in piedi queste academy, incentrate sulla formazione di questo tipo di figure professionali, e il resto, diciamo, ci ha fatto crescere tantissimo, perché queste academy all'inizio erano fisiche. Successivamente, anche in un certo qual modo, grazie al boost che il Covid ha dato sull'online, noi abbiamo trasferito tutta la nostra formazione online. Quello è stato il periodo in cui ci siamo ritrovati anche con Ernst & Young, ricordo collaboravamo insieme sul progetto Talent on Tech, quando loro avevano appena delocalizzato su Bari la loro sede, che prevedeva la formazione di 1000 persone di sesso femminile sul territorio.
è stato anche quello un po' in un certo qual modo impattato dal Covid, e noi non abbiamo fatto altro che seguire un po' quello che era la traccia verso la quale il mercato ci conduceva, e da lì è avvenuto tutto il processo di scalabilità di quella che poi è diventata per noi un'industria della formazione, ovvero abbiamo iniziato a moltiplicare gli studenti che noi formavamo in quest'ambito, raccogliendo poi un aspetto interessantissimo, ovvero che il 95% delle persone che noi formavamo trovava lavoro entro 6 mesi dalla fine dei nostri corsi. Questa roba qui è diventata... Fanno concorrenza all'università, fanno concorrenza no, siamo... C'è tanta richiesta, per questo dico che servono tantissimi stakeholder da questo punto di vista, perché la richiesta è di 100.000 risorse sul territorio. Noi quest'anno ne formiamo 2.000. Quindi c'è una richiesta praticamente ancora in evasa di 98.000 persone. Quindi tutte quelle che sono le realtà che operano in quest'ambito sono assolutamente d'aiuto a colmare questo gap. Perché? Perché per dire, noi abbiamo un rapporto con oltre 800 aziende partner che assorbono costantemente il numero di studenti che noi formiamo. In realtà chiaramente noi non riusciamo a star dietro alla richiesta da parte delle aziende, ragione per cui oggi l'obiettivo e la sinergia con il gruppo che ci ha acquisiti è quella di moltiplicare, ma in maniera importante, il numero di risorse che noi stiamo andando a formare. Che effetto fa sentire una storia del genere, professore? Mi riempie di... non dico di soddisfazione, ma insomma, sicuramente diciamo, è verissimo anche il fatto che la messa in moto e gli operai sono pochi, diciamo, per citare qualcun altro che la sapeva più lunga, però è esattamente quella la situazione in cui versiamo. Da questo punto di vista, secondo me, c'è anche molto, io mi auguro che anche alcuni interventi della Regione, ecco, forse anche i nuovi contratti di programma lo prevederanno, diciamo, di avere un accento maggiore sulla formazione e sull'upskilling. Qui nella presentazione, per esempio, io leggo che fortuna la Puglia è appena sotto la media italiana sull'indice DESI, e diciamo non va bene, la Puglia dovrebbe essere meglio se vogliamo realmente poi diventare quello che andiamo a essere, dobbiamo migliorare anche a livello medio, cioè, dobbiamo fare un lavoro molto grande di upskilling digitale. Certo. We Short. La Netflix dei cortometraggi, detto diciamo, così, come viene in genere, quello lo chiamano Hollywood Pitch in una frase come venite start-up raccontati in genere dalla stampa, però insomma un grandissimo successo anche per voi. Come inizia invece il vostro percorso? Inizia che io 3 anni fa ero un assistente di volo della Ryanair, diciamo che ho frequentato l'università a Bari. Da quando ero bambino il mio sogno era il cinema, diciamo che è stata una scelta strategica quella di non andare a studiare cinema, ma di rimanere a Bari e approfondire la conoscenza delle lingue straniere. Io ero già praticamente fluente in inglese perché a 16 anni collezionavo DVD, era l'era dell'home video ed era l'unico modo per vedere i film in lingua originale con i sottotitoli. Quindi praticamente finito il liceo già ero fluente in inglese, cioè potevo già lavorare con qualsiasi azienda che richiedesse qualcuno che parlasse inglese. Mi iscrivo alla facoltà di lingue, lettere e arti, scelgo una lingua facile, il russo, giusto perché mi volevo complicare un po' la vita. Dopo 3 anni, insomma, decido di fare il colloquio per questa compagnia aerea, la Ryanair. Poi sono diventato un po' noto tra i passeggeri per questi gratta e vinci che vendevo sugli aerei, che insomma era stata un po' la scuola di public speaking negli anni. Dopo 9 anni, tra diciamo una parentesi a Tenerife, bellissima tra l'altro, Madrid 2 anni e mezzo, decido di tornare in Puglia, c'era qualcosa che mi chiamava qua ed era un po' l'idea di pianificare il futuro dalla Puglia. Cioè creare qualcosa di mio, ma non sapevo proprio cosa. Avevo questa stella polare del cinema lì, che era stata sempre lì, non da quando avevo 12 anni. E dopo un po' di esperienze, perché poi, sai, quando fai l'assistente di volo hai un grande vantaggio. A parte avere i voli scontati a pochissimi soldi, che puoi prenotare fino a 4 ore prima dalla partenza, che hai tanto tempo libero. E quindi quel tempo libero io ho fatto una business school, studiato risk management con la Sabocconi, ho fatto corsi di crescita personale
E ho fatto anche esperienze in altre startup che non avevo fondato io, quindi mi piace molto l'immobiliare, mi piace molto la finanza, mi ero appassionato di blockchain, di intelligenza artificiale, avevo tutto questo. Si è andato, come a studiare? Dire, sì, mi sono messo lì, ho fatto esperienza e poi a un certo punto ho trovato, sai, l'allineamento astrale, perché diciamo ho messo insieme tramite proprio questa contaminazione nel mondo innovazione e tecnologia, ho messo insieme tutte quelle cose che mi piacevano, perché poi nel frattempo, appunto, oltre che la passione per il cinema, ho coltivato la passione per la finanza, la tecnologia e il marketing. Queste quattro cose sono diventate quello che poi ho chiamato WeShort. E anche il payoff, in short WeTrust, l'ho preso in prestito dalla banconota del dollaro, dove abbiamo messo short al posto di God. Che è un po' il nostro dio, no? Il corto per noi è la ragione di esistenza dell'azienda, cioè vogliamo invadere il mondo con i corti, la nostra strategia di marketing la definisco la strategia Banzai, infatti il short, in short we trust è un po' l'urlo di battaglia, no? Di We Short quando ci presentiamo nel mondo. E così faccio un percorso di incubazione, ho un grande assist nella vita, la pandemia. Quindi tutte le compagnie aeree a terra, non vola più nessuno. Avevo 9 mesi di tempo, non sapevo quanto tempo, però ero a casa e dico che lo faccio. Quindi mi metto a studiare come si lancia una startup. L'idea nasce un anno prima, nel 2019, mentre ero al cinema, e mi chiedo perché non guardiamo corti. Cioè, come appassionato di cinema, perché non guardo corti tutti i giorni? Da lì nasce una ricerca di mercato, incomincio a prendere quelle consapevolezze che forse, insomma, potessi creare qualcosa di grande, di innovativo, che puntasse lì, diciamo, dove io ho sempre sognato, quindi Hollywood, Silicon Valley, eccetera. E quindi nell'agosto del 2020 compro il dominio weshort.com, a settembre inizio questo percorso di validazione con un incubatore che è a Roma, che si chiama Gronectia. Di lì a 3 mesi costituisco la società, quindi diciamo istruzioni per l'uso, validate prima di costituire la società, perché così almeno vi risparmiate i soldi dalla costituzione. Cioè, secondo me una startup va validata prima, quindi abbiamo fatto più di 5.000 questionari tra addetti ai lavori e pubblico, cioè gente che ama il cinema. Quindi ci siamo rimboccati le maniche. Nel frattempo ero da solo, siamo diventati in 5 perché ho reclutato il team. In questo penso di essere bravo, di unire le persone attorno a un'idea di cui io, cioè, credo fermamente. E quindi praticamente ho fondato la società a dicembre. Cosa, diciamo, interessante, un anno prima a Hollywood, due executive della DreamWorks, due soci di Steven Spielberg, fondano Quibi. Quibi era una piattaforma di streaming che puntava a fare la concorrenza a Netflix. Hanno prodotto tante serie con episodi brevi. Quindi ho detto, se loro stanno puntando su questo, WeShort è una cosa simile, quindi loro possono spendere miliardi in marketing, quindi possono permettersi di sbagliare pure la strategia, io li vado dietro. Perché non avevo miliardi, ho investito i miei risparmi della Ryanair. Quindi ho fatto praticamente l'investimento iniziale. Poi diciamo, il famoso family and friends, mi hanno seguito mio zio e mio padre, che è un commerciante, un imprenditore, e poi siamo andati sul mercato in 3 mesi, quindi a dicembre c'era la startup validata su carta, quindi 5.000 questionari con 5.000 indirizzi mail, quello era il nostro primo asset. Il mio know-how, la mia passione, il piccolo team, e la traction era quella, 5.000 questionari di persone che ci dicevano che quello che avevo in testa aveva senso. E da lì a 3 mesi abbiamo fatto il setup, quindi piattaforma, ho incominciato a prendere corti. Mi ricordo che ho parlato con un festival che mi disse che avevano liste di anni di gente che le aveva mandato cortometraggi, che poi dopo il festival erano rimasti lì. Io mi sono fatto passare queste liste, mi ricordo era inizio di gennaio del 2021, a mano mi sono messo a mandare tutte le mail a tutte queste persone. Quelli che mi hanno risposto, gli ho mandato il contratto, mi hanno firmato il contratto. Ricordo uno dei primi contratti che ho firmato con, quindi, questi produttori di corti, di distributori, 186 corti in animazione. Quindi avevo nel frattempo creato un team che si guardava tutti questi corti.
E questo team ancora esiste. Una scalata velocissima. Da zero al mercato in 3 mesi. In 3 mesi. In 3 mesi abbiamo fatturato i primi euro il giorno dopo che siamo andati sul mercato, perché stavamo vendendo l'abbonamento for life, cioè pagavi una tantum e ce l'avevi sempre. E ora sono passati 2 anni, che è successo? Sono successe un po' di cose perché, diciamo così, come milestone, abbiamo raccolto, ad aprile 2021 abbiamo fatto il primo aumento di capitale, raccolto 57.000, poi dopo 6 mesi abbiamo finito i nuovi soldi, siamo andati di nuovo sul mercato, abbiamo fatto un altro aumento di capitale, e in questo aumento di capitale succede una cosa interessante. Mi iscrivo a una pitch session che si chiama Campania Venture, quindi della regione Campania. Lì cosa trovo? Trovo un'azienda del territorio, quindi un'azienda pugliese che mi scopre lì e che poi investe. Sto parlando della Network Contact di Molfetta, quindi più di 4.000 dipendenti, un gruppo da più di 100 milioni di fatturato, e investono in WeShort, in quel frangente lì. Oggi abbiamo la sede operativa dentro la network, quindi è stata anche una bella... tramite la European House of Ambrosetti che organizzava questo... Ora siete arrivati? Qual è il punto di arrivo in questo momento? Cioè, che non è un punto d'arrivo, ma è ancora una parte del percorso. Abbiamo il quarto aumento di capitale aperto, abbiamo raccolto 1 milione di euro da investitori, abbiamo... appunto ora siamo in fase di... ci hanno concesso il Tecnonidi, un altro bando di Invitalia. Invitalia ci ha assegnato 2 bandi, di cui uno non è stato riscattato perché non avevamo investitori qualificati. Siamo a quasi 300.000 euro di fatturato complessivo. Abbiamo fatto partnership importanti come Trenitalia. Quindi dal 31 maggio di quest'anno chi prende Trenitalia Freccia Rosso e Freccia Argento e le Lounge di Trenitalia trova WeShort, quindi abbiamo portato i corti su Trenitalia. Storia pazzesca. Pazzesca, questo è... L'assistente di volo a imprenditore di successo in batter d'occhio. Assolutamente. Io ho sempre odiato il fatto che mi vendevano, mi vogliono vendere i gratta e vinci. Dietro i gratta e vinci. Esatto, ci stanno a startup. Allora che detesto, mi fanno dormire. Un passeggero... La prossima volta glielo chiediamo, ma tu sei uno startup. Un passeggero a cui ho venduto un gratta e vinci, oggi è un mio socio. No, fantastico. Che mi diede il bigliettino da visita. E quel bigliettino da visita l'ho chiamato dopo 2 anni dicendogli che ho aperto una startup e sto cercando investitori. Alla fine poi ho scoperto che lui si occupava di intelligenza artificiale, che è uno degli sviluppi che stiamo facendo in WeShort, quindi è diventato un advisor che ha... Diciamo, fantastico. Sto parlando di Giacinto Fiore, che poi ha fondato anche la AI Week. Insomma... UI come la vede? Io come avete tante riflessioni ascoltando. La prima è quella della domanda che mi ha fatto mia figlia, fa il quarto liceo, mi chiede: papà, ma io adesso devo cominciare a pensare all'università, qual è l'università? Ho fatto 2 conti, lei inizierà a lavorare nel 2030, no? Ma nel 2030 quali mestieri ci stanno ancora devono essere inventati. Quindi per me la velocità è tale, perché questi sono mestieri nuovi, no? E quindi... E come fai a consigliare a un giovane, no, questa velocità con cui si sta sempre consigliare di andare a fare l'assistente di volo a Ryanair? Quello sì, con i gratta e vinci, magari c'è. Una scuola... Ma stimola sicuramente nuove idee. Però la verità qual è? Che effettivamente siamo... E quindi questa è una prima considerazione. La seconda considerazione è che ci troviamo in un futuro in cui l'intelligenza artificiale, l'intelligenza generativa... cominciano, no? Tu vai su un'app e gli chiedi: ma mi dici qual è un'idea vincente in ambito cinema? E quello ti dà pure un'idea, quindi oppure gli risolvi qualsiasi problema che tu gli chiedi, ti dà una risposta, no? E quindi un mondo in cui, oltre alla competizione tra imprenditori, ci sarà anche una competizione contro la tecnologia, la gestione di questa tecnologia. E di fatto però invece le start-up sono la prova che la creatività è una creatività umana, quindi la capacità poi di non entrare in un mondo passivo, rimanere sempre vivi, e questa creatività noi siamo molto attenti a curarla anche in UI, e proprio questa vicinanza con le start-up serve in questo tipo di contaminazione. Il rischio che una società come UI si posi sui propri successi, no? E non sia sempre innovativa, è un rischio elevatissimo. La contaminazione con le start-up è proprio l'esempio che anche noi vogliamo cercare di essere, in qualche modo anticipare un po' il futuro. Quindi possiamo anche smentire, mi
lancio in questa cosa qui, da quello che sta dicendo. Possiamo smentire che EY affianca solo i giganti, ma segue anche il percorso di queste aziende giovani, di queste start-up, o comunque di queste aziende che hanno fatto questi percorsi e che non hanno ancora, diciamo, questi capitali enormi alle spalle? Assolutamente sì, noi abbiamo collaborato con Digion, stiamo continuando con questa esperienza, collaboriamo con altre, però in un meccanismo che sia virtuoso, no? Nel senso, noi forniamo a queste start-up quello che gli potrebbe mancare, cioè magari anche il cliente a cui fornire questa idea, perché il sistema di relazione di EY è tale che una start-up potrebbe non averlo, quindi è un patto che sia un patto concreto, corretto. Noi abbiamo necessità di avere nuove energie e nuove idee, e quindi si fa un patto corretto, ma si va direttamente poi sul mercato, quindi il nostro supporto è proprio un supporto che riteniamo essere più valido rispetto a quello che è il valore che possiamo dare, quindi cioè il trust che abbiamo sui clienti nel presentare poi una startup, un'idea che può trovare un terreno ancora più fertile. Certo. Questo, diciamo, secondo me è la maniera migliore. Professore, cos'altro bisogna fare, ecco, per rendere solido questo sistema? Perché a me sempre le domande difficili. professore, io credo che intanto dobbiamo continuare a costruire reti, perché questo è un elemento che ancora non c'è, reti vere. Poi dobbiamo, da un punto di vista istituzionale, noi siamo arrivati per ultimi a costruire incubatori, a costruire questo framework, e adesso stiamo riguadagnando le posizioni che non avevamo, quindi, però abbiamo la fortuna, lo stiamo facendo insomma, abbiamo la fortuna di poter vedere gli errori fatti dagli altri, e questa è l'unica cosa che ti dico, quindi stiamo cercando di riguadagnare in questo senso. Poi dobbiamo continuare ad attrarre. Io continuo, come forse ho già detto un'altra volta, io credo nella legge della gravitazione universale, no? Più diventi grosso, più continuerai ad attrarre, perché è così. Quindi se continuiamo a crescere, possiamo davvero diventare un riferimento. Dobbiamo rafforzare la capacità. Poi è vero che ci sono quelli che nascono imprenditori, però per tanti altri devi farla allevare, e quindi abbiamo bisogno di più formazione anche ai livelli meno elevati, di abitudine all'intrapresa. Questo può essere un elemento importante. Magari cominciando anche dalla scuola, non solo dall'università, Noi abbiamo fatto un'esperienza molto carina, diciamo, nell'ambito del nostro sportello Invest in Bari, e abbiamo fatto un'esperienza di attivazione all'imprenditorialità nelle scuole. Poi è chiaro che l'80% di queste idee probabilmente... Ma tu hai preso delle persone che non ci avevano mai pensato al fatto, e li hai messi insieme e gli hai dato la possibilità di cominciare a costruire un loro percorso imprenditoriale. E questo è un altro elemento che a noi serve, perché quello che è stato detto prima, non sappiamo quali saranno i lavori tra 10 anni. E quindi... E la prima cosa che devi fare è mettere su una forma mentis che funziona. Non lo sapevo neanche 3 anni fa, voglio dire. Quindi 3 anni fa non l'avrebbe neanche potuto immaginare. 10 anni erano proprio tanti. Quello che... La testa tra le nuvole. Letteralmente. E quindi abituarti comunque a pensarti non travè, con tutto il rispetto per i travè. Questo è un altro elemento fondamentale. Certo. Posso aggiungere, prego, una cosa secondo me importante? Dobbiamo dare priorità alla lingua inglese, perché se vogliamo crescere, vogliamo essere scalabili, bisogna parlare lingue straniere, almeno l'inglese fluentemente, perché... Beh, penso che le nuove generazioni ormai, insomma... ma non diamolo per scontato. No? A volte secondo me no. Però ricordiamo che c'è una lingua ancora più importante dell'inglese, che oggi è il coding. Quindi, diciamo, dobbiamo dare ancora più spazio in realtà alle lingue in generale.
Quindi, quello è il linguaggio. Anche sì. nelle scuole, cominciare... Il coding parte dall'inglese. Sì, sì. Quindi è la lingua del coding. Fai il suo interesse. No, ma io incasso. Si sta vendendo. Io incasso perché io poi vado a bussare... Questo è l'imprenditore, no? Vado a bussare da Aulab perché ci servono gli sviluppatori, per quello. E quindi è tutto collegato. È tutto collegato. Eravamo già Se posso... Certo. È verissimo che c'è ancora un gap sulla lingua inglese. Devo dire che io, diciamo, quando ero piccolo, perché anche io sono stato piccolo, mio padre mi ha mandato a scuola di inglese a 8 anni, quando ancora non si usava. Devo dire che in quell'epoca, e poi vabbè, sono stato all'estero, eccetera, però in quell'epoca faceva proprio la differenza, perché anche i professori universitari della mia generazione uscivano e non sapevano parlare inglese. E anche adesso è un gap vero che c'è. Quindi, ed è anche vero che la cosa migliore è, secondo me, uno dei problemi, ecco, io rispetto tutti i lavori, ma una delle cose che ha creato una difficoltà in Italia sono stati i film tradotti. Cioè, una categoria... Non sono doppiati, sono il doppiatore a noi, cioè, perché anche quando ero ragazzo, io... Adesso ci deve far litigare con l'associazione doppiatori. No, senza il sindacato doppiatori comincia a prendere però, con i guai, ci avete ospitato presso Diciano. No, ma diciamo, con lo streaming è cambiato adesso, c'è anche a questo punto è una scelta delle persone. Ma anche con l'intelligenza artificiale sta subendo diciamo, un grande colpo l'industria, perché diciamo, adesso c'è l'opportunità proprio di far parlare esattamente come l'attore, ma scegliere la tipologia dei tanti pericoli. Siamo assolutamente diciamo, attivi su quel fronte, abbiamo anche lanciato un corso di conversation nel prompt design. E quindi vabbè, noi ci muoviamo proprio sul fronte, cioè laddove le aziende richiedono le figure, quindi in ambito cyber security, in ambito diciamo in tutti gli ambiti in cui c'è maggior richiesta, diciamo noi trasferiamo un po' quella che è il nostro iter formativo proprio per favorire questo approccio. Per collegarmi diciamo, sull'aspetto legato alle opportunità, in realtà quello che la regione offre di positivo rispetto magari ad altri contesti è il fatto che noi siamo sempre stati abituati in realtà a intraprendere. Non essendoci lavoro, noi partiamo da un mindset che ci agevola da questo punto di vista. Oggi che le aziende stanno ribaltando un po' il concetto, quindi un po' la penisola si sta ribaltando, quindi adesso è il sud al centro un po' di questa rivoluzione che c'è, perché tu hai da un lato persone con un mindset, che è quello legato all'imprenditoria, dall'altro l'opportunità dei collegamenti con le aziende, dall'altro un aspetto che è quello della formazione. Quello che è arrivato di buono in realtà, che è un ribaltamento dei fronti, non è tanto l'aspetto legato a che noi dobbiamo imparare l'inglese, è il fatto che noi abbiamo potuto apprendere magari dagli americani un modello di riferimento per dare la possibilità alle aziende di crescere. Noi siamo bravi a creare il cosiddetto MVP, quindi siamo bravi a creare il prototipo, siamo bravi a creare la base, la startup di partenza. Però poi quello che mancava era l'approccio legato a come faccio a costruire, come trasformo l'azienda in un unicorno. In realtà quello che si è appreso oggi è che c'è un metodo. Una volta che si è appreso quel metodo, in realtà è possibile, cioè, chiunque può farlo. Certo. Ecco perché l'importanza in realtà di trasferire, non tanto di attivare, perché oggi diciamo, c'è immensa possibilità di attivazione, ma quanto di trasferire questo metodo a partire proprio dai banchi di scuola. Ma poi c'è UI, che se hai una buona idea ti affida di UI e UI sviluppiamo sicuramente. Di farti volare. Allora, andiamo alle conclusioni. Non so se il senatore Boccia ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, senatore Boccia. Allora faremo concludere al senatore Boccia. Proprio un flash a testa e poi andiamo dal senatore. Non vi dico come vi vedete tra 10 anni, perché 10 anni abbiamo capito che è un'era glaciale praticamente. Io ho una visione. Hai una visione a 10 anni? Sì. Fra 10 anni vorrei avere il mio fondo VC, dove investo in startup e altri asset che mi interessano. Vorrei fare da mentor per altri imprenditori. Magari sono ancora nel board di WeShort a prendere decisioni. Fantastico. Idee chiarissime. Diciamo, io lo abbiamo già creato una sorta di mini fondo e in realtà io tra 5 anni dovrei essere ufficialmente fuori perché diciamo, quello che prevede il mio attuale diciamo, contratto con il gruppo, però tutto può succedere. L'obiettivo per noi in realtà è quello proprio di impattare
a livello proprio di sociale, col maggior numero di studenti possibili, proprio perché noi stiamo favorendo questa sinergia con il mercato e diciamo da questo punto di vista continuare a far crescere un po' quello che è il numero di studenti che noi formiamo, semplicemente perché c'è un aspetto che magari ho omesso nel raccontare. Noi lavoriamo su un target che rappresenta oggi la numerica più alta, stiamo parlando di 10 milioni di persone che sono NEET, inoccupati e sottooccupati. È diciamo da un lato un'emergenza enorme che vero, c'è verissimo. Perché è tutta gente che tende a sbarcare il lunario, che molto spesso non ha una prospettiva di vita, non si potranno mai vedere nei prossimi 10 anni perché devono tendere al day by day. E quindi questo è l'aspetto più importante. Noi con quello che stiamo facendo permettiamo loro di riuscire ad avere un lavoro stabile che gli può dare una prospettiva di carriera, che gli può dare la possibilità di contrarre un mutuo e che gli può dare la possibilità di mettere su famiglia, che è l'aspetto più importante, no? Stiamo parlando sempre del discorso delle nascite zero. Quindi il tema per noi è quello di impattare nelle numeriche da questo punto di vista nel più alto numero possibile per quello che riusciremo a fare. Mi verrebbe una battuta, no? Visto che ci sta ascoltando il senatore Boccia, può dire a Giorgia Meloni, anziché affannarsi a cercare soluzioni per i NEET, per le nascite, di rivolgersi ad Aulab direttamente, no? Che sta lavorando, siamo a disposizione. Sta lavorando per questo. Professore, lei non le chiedo dove si vede tra 10 anni. Vivo. Presidente della Repubblica. Non siamo. Però come vede tra 10 anni questo settore? Questo è il settore, quale settore? Delle start-up. Il settore delle start-up è sicuramente un settore che continuerà a crescere, perché il modello è un modello che rende l'innovazione e la ricerca sostenibile anche per le grandi imprese, che altrimenti non sarebbe più. Quindi questo è ormai è dimostrato. Dobbiamo vedere come funzionerà il rapporto tra piccoli e grandi a tendere. Credo che insomma, il nostro territorio, almeno nel breve periodo, medio periodo, ma tanto come diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti, quindi poco ci può interessare. Cioè, abbiamo un trend positivo di crescita, e quindi però dobbiamo essere lavorare. Bravi. Sono dobbiamo essere totalmente bravi. D'accordo sul fatto che la formazione farà la differenza. La nostra capacità di tirare fuori da un lato tutta una fascia di persone a cui bisogna dare un empowerment, e il coding può rappresentare questo. E dall'altro però dobbiamo avere anche il livello più alto, perché poi ormai il coding è un'attività, diciamo, day by day, e quindi dobbiamo comunque rafforzare quel livello, che poi è quello che fa l'innovazione, il breakthrough, è quello che fa il salto in avanti, è quello che dobbiamo continuare ad averlo, perché altrimenti diciamo, abbiamo semplicemente cambiato il taylorismo dalla meccanica all'IT, dobbiamo mantenere un livello un po' più alto. In questo, il vostro ruolo? Il nostro ruolo appunto è quello di promuovere sicuramente questo fenomeno. La nostra speranza è che grazie alle start-up la tecnologia sarà sempre a disposizione dell'uomo e non l'uomo a disposizione delle tecnologie, perché questo parlavo di coding, ma in un futuro vedo che il coding verrà fatto dall'intelligenza artificiale. State investendo tantissimo, sì, però assolutamente sì, però è proprio le start-up, questa innovatività, questa creatività che porranno sempre l'uomo un passo avanti delle tecnologie, quindi continueranno a gestire in maniera virtuosa tutto quello che è l'innovazione. La vede bene? Anche alla luce delle storie che abbiamo raccontato. Io la vedo benissimo, specie proprio qui in Puglia, nel sud. Noi stiamo vincendo tutte le sfide. Oggi cresciamo perché? Perché i paesi dell'Europa si rivolgono a EY Italia e EY Italia Bari per fare i loro progetti. E qui siamo in competizione ogni giorno, quindi progetto per progetto continuiamo a vincere questa sfida, questa competizione, i talenti della Puglia vincono questa competizione, è una cosa bellissima. Senatore, nel frattempo è arrivato in Puglia? Sì, non sono lontanissimo, penso tra... Qui tra poco la sentiremo citofonare? Esatto, sì, se mi aspettate tra un po' sono lì.
Sì, intanto ci siamo fatti compagnia reciproca in tutto il viaggio. Come possiamo concludere? Ma io penso che la cosa, diciamo, più coerente sia essere conseguenti anche rispetto al, diciamo, al messaggio di dei Sud, no? Insomma, avete detto che in Puglia il talento è di casa. Il talento è diventato di casa per tutte le ragioni che sono state ricostruite questa sera. Certamente da Eugenio Di Sciascio, da Alessandro Ellinoci, e poi io penso che la testimonianza diretta sia di Davide Neve che di Alessandro Loprieno danno il senso di che cosa è stato possibile fare. Ora, è evidente che tutto quello che abbiamo raccontato, lo dico, diciamo, a Claudio Meucci, è accaduto perché qualcuno ci ha creduto più dei, diciamo, dei propri predecessori, se penso alle istituzioni locali, più di altri visionari, se penso a quello che è accaduto nelle università, più di altri assistenti di volo di Ryanair, se penso alla vicenda di Alessandro o quella di Davide, che conosco molto bene. Insomma, per evitare che queste cose siano solo il frutto di un talento o di più talenti, noi dobbiamo provare a fare un passo in avanti e far diventare tutto questo una sorta di, come l'ho detto all'inizio, mi piacerebbe che la Puglia e il Sud diventassero una sorta di startup hub, una sorta di luogo nel quale tu trovi dentro tutto, dall'incubazione all'accompagnamento verso il mercato, alle risorse, alle linee di finanziamento, anche alla partecipazione al capitale, perché no? Certo. Ho citato il caso di NSW, che oggi fa tutto quello che serve allo Stato della capitale australiana, che qui è Sydney. In quello Stato è uno Stato federale, quindi si può paragonare alla nostra regione. E tutto quello che serve al pubblico viene progettato lì dentro, ma quella struttura partecipa al capitale di centinaia e centinaia di start-up che lì hanno trovato la loro casa. Ovviamente, insomma, loro hanno raccolto 750-800 milioni di dollari in oltre un decennio, è tanto, di risorse private oltre a quelle pubbliche messe dallo Stato. Sì, sono cose che si possono realizzare. Io penso che la Puglia sia pronta, ecco perché l'ho definita culla potenziale di un distretto nell'innovazione digitale che al tempo che viviamo inevitabilmente si declina nelle varie diciamo letture che l'intelligenza artificiale oggi ci dà. Tutto questo avviene se c'è una classe dirigente all'altezza, che ovviamente non è solo politica, ma lo è nelle istituzioni a tutto tondo, lo è nei corpi intermedi, lo è nelle università. Io ho molta fiducia nelle nuove generazioni, perché penso che siano mediamente migliori di quelle dei loro padri, tra i quali ci sono io, ovviamente, dei loro nonni. A me non mi chiede dove sarò tra 10 anni. Stavo per farlo. Stavo per farlo. L'unica certezza che ho è di godermi, diciamo, questo nuovo mondo che io, diciamo, ho fatto in tempo ad interpretare, in qualche modo ad accompagnare. Spero di riuscire a dare ancora qualche contributo. Sia però, senatore, io mi permetto di dire una cosa, che sicuramente, e penso che sarà d'accordo con me, tra 10 anni ci sarà ancora Digiton. Lei sarà ancora sul palco di Digiton. Ci sarà i Sud. Guardi, spero che, insomma, ci siano tante altre persone
a portarla avanti, io certamente darò sempre una mano, l'ho detto già qualche anno fa, insomma Beppe Mastrodonato che lì lo sa, Fabio Marzocca che lì lo sa. Io tra 10 anni vorrei essere certamente connesso, ma su uno dei tanti bei muretti di Bisceglie, e non me ne vogliono a Barletta, ma lo dico semplicemente perché il mare di Bisceglie, essendo di scoglio, diciamo, si presta più alla pesca da canna. Però poi la sera verrò a Barletta a parlare di digitale con chi tra voi avrà ancora retto, insomma. Sicuramente Eugenio Di Sciascio ci sarà. Grazie di cuore. Grazie senatore, grazie, grazie. È stato un piacere, grazie. È stato molto interessante ascoltarla. Insomma, tra 10 anni ci rivediamo qui per vedere che passi avanti abbiamo fatto. Almeno nella pesca, vediamo che passi avanti abbiamo fatto. Però sicuramente ci sarà Esud, sicuramente ci sarà Digiton, e sono convinto che queste aziende saranno diventate dei giganti nel frattempo, sono sicuramente sulla buona strada, e noi racconteremo tante altre startup che sicuramente nasceranno anche grazie a loro, che stanno assurgendo al ruolo di mentori di queste nuove iniziative imprenditoriali, a tutto il sistema che c'è intorno, dalle università ai comuni, alle pubbliche amministrazioni, alle regioni, naturalmente EY, questo lo possiamo garantire. Vero? Garantito. Grazie a tutti per essere stati con noi a questo nuovo appuntamento di Sud, ci vediamo al prossimo, ben presto. Buona serata.